chiamo Dino Marsan, sono un artista, così tra virgolette, di Ferrara, un illustratore prima di tutto. Ci troviamo al wine bar La Borsa, il palazzo dell'ex Borsa di Ferrara. Siamo qui perché hanno messo a disposizione uno spazio per poter inserire i miei lavori, visto che è un qualcosa che loro utilizzano anche per questo. Oltre come wine bar, hanno anche una parte riservata all'arte. La mostra che presento io è stata inaugurata il 20 di novembre e termina l'11 di dicembre. Si intitola Futuria, immagini e parole senza confini. Questo nasce e poi lo si può vedere anche da quelli che sono i lavori esposti, da un discorso, da una mia passione per la fantascienza. Infatti io nasco principalmente come illustratore di fantascienza. Molti dei miei lavori sono stati pubblicati su copertine di libri, riviste ed anche copertine di dischi. Futuria è comunque un nome, un denominatore comune di tutte le mostre che io ho fatto. Questa forse è una di quelle più interessanti perché racchiude un po' la mia storia come illustratore, ma anche come, diciamo, pittore, come artista che esce un po' da quelli che sono i canoni dell'editoria per rivolgersi ad un pubblico leggermente diverso, quello di coloro che amano l'arte e vanno a visitare le mostre, le gallerie. Volevo farvi notare alcune immagini che, secondo il mio punto di vista, sono abbastanza curiose, forse anche uniche. Nascono da un'idea così molto personale, che è questa: vedere il quotidiano della mia città di Ferrara sconvolto da strutture aliene, strutture a cui non siamo abituati noi come persone, come umani, come ferraresi, non siamo abituati a vedere, diciamo, nella nostra quotidianità. Ci tengo comunque a dire che le immagini fotografiche mi sono state fornite da Paolo Zappaterra, famoso fotografo sicuramente almeno ferrarese, sì, che me le ha concesse gentilmente, e io da queste ho creato queste elaborazioni. Abbiamo questo del Palazzo dei Diamanti con l'astronave che corre veloce lungo la via. Abbiamo l'immagine di questa struttura aliena che esce dalle acque del castello. E poi un'altra immagine, secondo me molto interessante, forse quella che ha avuto più successo di pubblico, è stata quella di questa astronave anello che è atterrata su Piazza Ariostea.